Salve a tutti. Innanzitutto ringrazio i compagni del centro sociale e poi mi complimento anche per lo spazio, che è veramente bello, non lo conoscevo e è piacevole essere qui a prescindere dalla bella iniziativa. Ma noi stiamo provando a convincere quante più persone possibile che discipline come la fisica, l'architettura, la chimica, la matematica, la geometria, la filosofia, la poesia, siano tutte singolarmente branche della futbologia, che è quindi disciplina di categoria di ordine superiore. Al di là della forzatura, del paradosso, degli scherzi, la nostra chiave è quella che con il calcio, con il pallone, con questo oggetto sferico che secondo noi esercita una fascinazione ancestrale sull'umano, la forma sferica è presente nelle simbologie e nei giochi delle società umane da quando ne abbiamo conoscenza, da quando esistono, e quindi c'è qualcosa secondo noi di profondo a livello proprio degli strati culturali profondi che appartiene alla dimensione del gioco, a quella dell'apprendimento, a quella dell'evoluzione. Da infante nel tempo della crescita, e in quest'ultimo secolo e mezzo, 120, 130, 140 anni, questa fascinazione ancestrale ha preso la sua dimensione più diffusa, popolare e capillare con il gioco del calcio, il gioco del... Esistono molti altri giochi con oggetti sferici o non completamente sferici, tutti esercitano un fascino enorme, muovono milioni di persone, il calcio è quello che ne muove in assoluto di più e in maniera quasi incommensurabilmente paragonabile a tutti gli altri, una questione probabilmente anche di fortuna. In ogni caso le cose oggi stanno così, è un linguaggio universale che parla trasversalmente a come minimo tra i 2 e i 3 miliardi di persone nel pianeta. Di conseguenza, parlando di calcio, si può letteralmente parlare di tutto. Si può parlare di scienza, si può parlare di politica, si può parlare di economia, si può parlare appunto di algoritmi, si può parlare di medicina, di qualunque branca vi possa venire in mente, di filosofia, di poesia, di arte, di letteratura, andando nelle dimensioni più espressive o culturali. Si può parlare anche di tutto il peggio, ovviamente, che attiene al comportamento degli umani associati tra di loro. Si può parlare di violenza, di sopraffazione, di potere, di prevaricazione, si può parlare di machismo, si può parlare di una quantità di altri fenomeni legati alla difficoltà della convivenza tra gli umani e le relazioni di potere che tra loro hanno luogo, da mille angolazioni, mille sfaccettature differenti. Noi siamo partiti in maniera molto, per certi versi, ludica, per altri già un minimo strutturata, nel momento in cui abbiamo deciso di aprire questo blog, questo spazio di comunicazione che non ha una sua dimensione univoca e precisa.
chiediamo pezzi in giro a persone che ci piacciono, ci interessano, altre persone che non conosciamo affatto ce li mandano, non abbiamo una linea, diciamo, non ci può essere solo un certo tipo di cose, ci può essere qualsiasi cosa abbia a che vedere con il pallone, dove però ci sia anche dell'altro, qualunque altro, e ci sia almeno un po' di riflessione, di racconto, di quello, di quel di più, di quell'oltre che attraverso il calcio si genera, sia l'amicizia tra un gruppo di ragazzini, sia le carovane solidali che portano maglie e palloni in Palestina o vanno a costruire campi in Chiapas, o qualsiasi altra dinamica ne possa scaturire. Questa è stata un po' l'idea di fondo, perché dal nostro punto di vista, cosa che non riguarda senz'altro solo il calcio in questo momento in Italia, il livello del discorso sul calcio, di cui noi siamo appassionati, secondo noi è molto basso in questo paese, molto basso da un punto di vista, pur essendo quantitativamente debordante, è qualitativamente deprimente, nel senso che pur essendoci pochi altri paesi al mondo dove esistono tre quotidiani sportivi, non capita praticamente mai di poter leggere qualcosa che valga la pena di leggere, a prescindere su qualcuno di questi quotidiani, non un'inchiesta, non un'analisi per esempio sull'economia del pallone, che voglio dire, si parla solo di soldi e di campagne acquisti di continuo, si potrebbe anche su quotidiani come la Gazzetta, il Corriere, non lo so, insomma, potrebbe essere interessante ospitare analisi ben strutturate sul calcio, che è un mondo che muove svariati miliardi all'anno soltanto nel nostro paese e ha un'economia globale impressionante. Il livello del discorso sul calcio secondo noi è molto basso, ci sono spazi per inserire secondo noi scritture, riflessioni, narrazioni differenti, e questo è necessario farlo da come si può dire, da luoghi indipendenti, perché è ovvio che determinati interessi in questo momento sono dominanti, e quindi in una generalizzata caduta dell'ordine del discorso. Ne parlavamo prima con un po' di persone, è un po' una mia deformazione, una mia malattia di questi ultimi anni, sostenere che all'origine anche del disastro politico, economico, sociale di questo paese c'è la caduta verticale della lingua, del linguaggio, del senso comune. Credo che viviamo in un'epoca di analfabetismo di massa, dal quale nessuno di noi è escluso, anche i letterati sono dentro questa terribile bolla che ci avvolge tutti. Non è un problema di classe sociale ormai, non è un problema, anche se ovviamente le classi continuano a contare e molto, non è più un problema di titolo di studi, è un problema di decadimento del linguaggio, di perdita cognitiva che stiamo cedendo a vantaggio di altri strumenti, il cui supporto ci potrebbe essere molto utile, ma la cui passività con la quale ne veniamo continuamente a contatto e abbastanza manipolati, ci provoca dal mio punto di vista una caduta di senso complessivo e di uso del linguaggio. Scusate la digressione, però forse questa digressione dal nostro punto di vista non è tanto tale, non è tanto una digressione, perché è chiaro che nel momento in cui
decidi di aprire un blog sul calcio, di organizzare iniziative, non stai organizzando calcio, stai organizzando la parola sul calcio, e quindi è con quello che hai a che vedere. Non sei uno che organizza tornei e fa giocare le persone, sta uno spazio appunto di parola sul calcio, e quindi è per questo che vediamo così connesse le cose. E ci sembra un buon strumento quello del calcio, proprio perché le passioni che agita, anche quelle di tipo negativo, ma in particolare le altre, sono talmente strutturate, forti dentro di noi, che probabilmente può diventare davvero il pallone non solo uno strumento di grande divertimento, ma anche un pretesto per portare persone a ragionare su delle cose sulle quali casomai non pensavano di ragionare, non pensavano di arrivare lì partendo dal pallone. E questo, secondo noi, è un atu particolarmente interessante da poter giocare in questi tempi, oltre al fatto che comunque a noi piace parlare di pallone, quindi questo già, diciamo, in qualche modo ci gratifica. E rende un incontro o anche quattro chiacchiere o una serata a cena con amici gradevole a prescindere, senza necessariamente dover fare della grande filosofia o dei massimi sistemi. Non è quello che è necessario, a partire appunto anche proprio da una gratificazione. Quindi dal nostro punto di vista ci interessa tutto sul calcio, cioè ci interessa il calcio dei ragazzini. A me, per esempio, interessa molto questa dimensione, interessa molto mi piacerebbe molto conoscere meglio nel tempo il calcio delle polisportive, delle piccole squadre, non solo delle periferie delle metropoli, ma anche della grande provincia italiana, come già semplicemente guardando un pochino dentro il mondo del calcio dei ragazzini a Bologna ho scoperto fortissime differenziazioni tra scuole, tra modelli, tra dimensioni che vengono vissute all'interno di queste piccole o meno piccole società. Già per esempio vedere come si muove il Bologna Calcio dei ragazzini rispetto a delle altre società sportive con i pari età, sono due mondi completamente differenti. A 7-8 anni nel Bologna Calcio c'è già un inizio di percorso selettivo, di scrematura, di identificazione delle qualità, mentre ci sono altre società dove c'è l'approccio come deve essere, cioè a 7-8 anni tutti devono poter giocare, non ci deve essere nessun livello selettivo e agonistico. Ma questo lo dicono ormai per esempio anche quelli del Barça, tanto per dire. Non è un problema di professionismo o non professionismo, è un fatto che fino a 10 anni come minimo i bambini devono stare solo dentro la dimensione ludica. Questo è un fatto di pedagogia, non è una questione di sport, e chiaramente l'avviamento allo sport ha molto a che vedere con questo e con la pedagogia. Voglio dire, questo del calcio dei ragazzini è uno dei tantissimi aspetti sui quali si può spaziare, ce ne sono di ambito, di ogni ambito davvero. In coincidenza con alcuni eventi di grande rilevanza mondiale, diciamo il nostro, se sono riuscito minimamente a spiegarlo, approccio footballogico all'esistente ci ha portato a dare un'occhiata da questo punto di vista alle cosiddette rivoluzioni arabe, cioè a un evento che soltanto il nostro colonialismo mentale ci impedisce
di capire la reale portata. Noi giustamente dal nostro punto di vista a 24 anni di distanza diamo ancora la massima importanza a un evento come la caduta del muro di Berlino, no? E ne conosciamo la portata, conosciamo le dinamiche che ha innescato, che ancora viviamo e dalle quali ancora, diciamo, avremmo importantissime conseguenze. Probabilmente appunto soltanto il nostro colonialismo mentale ci impedisce di vedere che un evento almeno altrettanto grande, ma io credo di portata più pesante, perché stiamo parlando, l'Europa è comunque un territorio di 350-400 milioni di persone, l'Africa e il Medio Oriente sfiorano il miliardo, e il meccanismo che si è messo in moto non si fermerà. Le rivoluzioni non accadono in un giorno, le rivoluzioni accadono in decenni, quindi noi siamo soltanto all'inizio di un processo. Personalmente mi fa ridere il fatto di leggere, in Italia sulla stampa si legge pochissimo in generale di questi argomenti, e quando si legge qualche cosa di solito si leggono delle analisi che guardano a posteriori il fenomeno, cioè hanno la pretesa di leggerlo e dicono la rivoluzione egiziana è fallita, quella tunisina è fallita perché adesso ci sono i fratelli musulmani al potere, quindi hanno fatto la rivoluzione, hanno cacciato i regimi per trovarsi poi cioè sarebbe come pensare che la rivoluzione francese c'è stata il 14 luglio del 1789 e il 15 luglio la rivoluzione francese era stata fatta. È un ragionamento da mentecatti, ed è per questo che io ritengo che viviamo tempi di analfabetismo, perché sono i letterati che sono analfabeti, sono coloro che ci propongono questo tipo di analisi a essere i primi analfabeti, e lo fanno anche in una lingua apparentemente forbita, ma che è una lingua che non dice esattamente nulla, che mente all'origine, cioè non nel passaggio, non è il dato singolo, è la premessa discorsiva che è falsa. Quindi abbiamo cominciato a dare un'occhiata appunto a questo mondo, no? E abbiamo guardato sapendo che quello che sapevamo è che il calcio in Egitto è importante. Tra i paesi con la maggior passione calcistica di tutta l'Africa, dove pure c'è una grandissima passione per il calcio, e quindi abbiamo iniziato a, vedendo le prime immagini dell'inizio, parliamo del gennaio del 2011, vedendo le immagini dei primi giorni dell'insurrezione in piazza, si notava la presenza innanzitutto di ragazzi giovanissimi a sostenere gli scontri per decine e decine di giorni, e si notavano anche le maglie che alcuni, un bel po' di questi ragazzi che si vedevano, no, nelle immagini di folla portavano maglie di squadre di calcio, no? Come tanti ragazzi in Europa o dovunque, in Sud America o dovunque altro nel mondo. Ed era interessante, già in Tunisia, già all'inizio si vedevano, visto che la Tunisia comincia prima, ma in Egitto sicuramente. E poi si vedeva che c'era una fascia di giovani che sapeva sostenere gli scontri in piazza in 40 giorni di occupazione di Piazza Tahrir gli hanno mandato addosso di tutto, addirittura i cammelli, addirittura con i cammelli hanno fatto i raid, cioè gli hanno mandato addosso di tutto, sono arrivate le squadre da tutto l'Egitto, oltre che l'esercito e la polizia. E la capacità di questi ragazzi di reggere gli scontri non era esattamente una capacità ordinaria, in un paese dove il conflitto sociale era pressoché assente
da qualche decennio, perché represso in maniera durissima. E c'era venuta in qualche modo l'idea che potesse esserci qualche cosa di affine a una parte di queste soggettività presenti, una parte, sia ben chiaro, perché lì stiamo parlando di decine di migliaia di persone. E c'era rimasto questo dubbio. Quando poi, esattamente una settimana dopo il primo anniversario dell'inizio della insurrezione, quindi parliamo 25 gennaio 2011, cominciano l'occupazione di Piazza Tahrir e cominciano gli scontri. Il 25 gennaio, il 6 di aprile del 2011 cade il regime, e quindi ufficialmente la data, diciamo, il 14 luglio, la presa della Bastiglia, diciamo così, è il 6 aprile, no? Per gli egiziani. Il 25 gennaio comunque c'era l'anniversario degli scontri, e ci sono di nuovo grossi scontri in Piazza Tahrir. Il 1 febbraio, cioè 4 giorni dopo, 5, nemmeno una settimana dopo, avviene il massacro di Port Said. Il massacro di Port Said è uno degli eventi, diciamo, cardine della prima fase della rivoluzione egiziana, perché la tifoseria del Al-Ahli, che è la squadra più popolare del Cairo, con più tifosi e con più tifosi, diciamo, degli strati popolari. Poi c'è lo Zamalek, che è un'altra squadra molto importante, che in qualche modo è più vicina agli strati più agiati della popolazione, più vicina alle classi un po' dirigenti, anche se la cesura non è così così netta. Il Cairo è una città gigantesca, le squadre sono anche più di due, insomma, i confini non sono mai così netti. L'Al-Ahli è una squadra che ha vinto anche di recente la Champions africana, tanto per dire. Questa squadra va in trasferta a Port Said. Port Said è una squadra storicamente rivale fin dagli anni 50, con una forte inimicizia tra le tifoserie, però Port Said non è un posto neutro, nel senso che innanzitutto è uno dei pochi posti, una delle poche regioni dell'Egitto con una base sindacalizzata, con una base operaia sindacalizzata. Perché è il luogo dei porti, fondamentalmente, la parte sul canale di Suez, zona di grandi traffici. Inoltre, a questo aspetto, che è un aspetto, diciamo, significativo da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista è anche ritenuta un enclave di parte dell'esercito fedele a Mubarak e di forze di polizia fedeli a Mubarak. Insomma, il 1 febbraio del 2012 arrivano circa 5.000 tifosi dell'Al-Ahli, arrivano belli carichi, perché arrivano anche dagli scontri ai quali hanno ampiamente partecipato nei giorni precedenti, appunto in Piazza Tahrir, e arrivano abbastanza arroganti contro una tifoseria rivale. E lì li aspetta una trappola micidiale. Li lasciano fare un po' fuori dallo stadio. All'interno dello stadio, mentre la partita sta per finire, appena finisce la partita cominciano i primi scontri, una parte di tifoseria del Port Said comincia, scendendo in mezzo al campo e andando verso la curva nemica, cominciano gli scontri. Il problema è che nel farsi degli scontri nel campo, con la polizia che tarda moltissimo a frapporsi alle tifoserie, vengono chiusi i cancelli di uscita
della curva dei tifosi della Lali, quindi rimangono in trappola. Alla fine ci sono come minimo 74 morti, un numero enorme di feriti, un vero massacro in piena regola. All'apparenza, e in parte questa versione è reale, si è trattato di un'enorme trappola tesa a questa tifoseria che si era connotata in maniera particolare nel corso di tutto l'anno precedente per la tenuta di Piazza Tahrir e negli scontri ripetuti durati tutto l'anno, una vendetta in piena regola da parte di diciamo una storica tifoseria rivale coadiuvata da polizia, membri dei servizi, squadre fedeli, squadre paramilitari fedeli a Mubarak. E appunto questa versione, questa dimensione incredibile di un massacro che ha pochi precedenti, nonostante purtroppo nella storia del calcio ce ne siano svariati di episodi con tanti morti, ma questo è tra i maggiori in assoluto, appare come appunto una trappola, una vendetta in piena regola del regime, e ripeto, in parte è così. Altrettanto però noi dobbiamo capire, secondo me, che in tutto, quando parliamo di calcio, parliamo sempre di una contraddizione, di un'ambiguità, parliamo sempre di una faccia e del suo contrario, parliamo sempre della passione e della merda, parliamo sempre di interessi schifosi e di pulsioni fantastiche e meravigliose. Da questo punto di vista nessuno è immune, per cui rendere semplicemente martire la tifoseria dell'Al-Ahli e semplicemente carnefice quella del Port Said è, dal mio nostro punto di vista, un errore clamoroso, perché dentro episodi, dentro eventi così pesanti si giocano tante di quelle dinamiche dentro le quali molti diventano attori, protagonisti, ma più o meno consapevoli di quanto sta realmente accadendo. E infatti cosa succede? Succede che un anno dopo c'è il processo, cioè inizio di quest'anno, febbraio 2013, processo che cade più o meno nel tempo di nuovo nell'anniversario del fatto, di nuovo nell'anniversario degli scontri e via discorrendo. Cosa succede? Succede che nel primo processo ci sono 21 condanne a morte, 21 condanne a morte di tifosi del Port Said, non c'è nessun poliziotto, c'è soprattutto nessun graduato delle forze di polizia, non c'è nessuno dell'esercito. A Port Said, pronunciata questa sentenza di 21 condanne a morte, cominciano tre giorni di scontri che si diffondono anche a Suez e a Ismailia. E poi Alessandria gioca sempre un ruolo, perché comunque Alessandria è l'altra metropoli e comunque succede sempre di riflesso, quando succede casino o al Cairo o da qualche parte succede casino anche Alessandria. Tanto appunto, come giustamente diceva Cristiano, viene messo il coprifuoco. E chiaramente perché ci sono tre giorni di scontri? Perché a partire dai familiari dei condannati a finire a tutto il resto, diciamo, della tifoseria, si rende conto perfettamente di quale trappola sia stata per loro, perché loro diventano gli unici esecutori di questo massacro e diventano gli unici capri espiatori da un punto di vista giudiziario, e si beccano le 21 condanne a morte. Contemporaneamente, mentre questo succede a Port Said, al Cairo i tifosi della Lali festeggiano le 21 condanne a morte. E non si rendono immediatamente conto, innanzitutto festeggiano le condanne a morte, e chiaramente i rivoluzionari che fino a
che ancora loro non sono al sicuro dalle condanne a morte. Festeggiare le condanne a morte altrui è comunque una, comunque ti apre una contraddizione. Ma ancora di più il fatto che loro non si rendano conto immediatamente che non ci sono i mandanti, non ci sono quadri di polizia, non ci sono ufficiali dell'esercito che hanno avuto un ruolo in quella cosa lì, anche se poi chiaramente un po' alla volta lo capiscono. Questo per dire, no, che appunto il confine tra i rivoluzionari dell'Alali e i carnefici del Port Said poi diventa stranamente mescolato, ed è più che conoscere i fatti per stabilire una verità. A noi interessa, secondo me, conoscere i fatti, a tutti secondo me dovrebbe interessare conoscere i fatti per farne materia di ragionamento, non per avere uno schieramento precostituito a favore di uno o di un altro in dinamiche così complesse dove diciamo la carne viva e le dinamiche del potere si mescolano in maniera talmente difficile da sciogliere, per cui il problema non è quello di prendere posizione per decidere conquistare all'interno dei processi, senz'altro sì, dei processi, è importante capire come eventi di questo tipo, che apparentemente sono soltanto un altro capitolo della violenza legata al calcio, invece ti aprono uno squarcio su una realtà cruciale in questo momento e ti offre un punto di vista, un'angolazione che ti pone una quantità di domande, una quantità di problemi e ti illustra una società nelle sue dinamiche, nella sua complessità, come pochi altri avvenimenti dentro i quali noi siamo abituati appunto ad etichettare, no? Ci sono i fratelli musulmani, poi ci sono quelli che stavano con Mubarak, poi quegli altri, e in questo momento appunto ci sono quelli che ti dicono che le rivoluzioni arabe sono finite perché i fratelli musulmani sono al potere, i laici hanno perso, Mubarak forse lo mandano in esilio da qualche parte, ma la restaurazione c'è stata, come se appunto in Francia non ci fosse stato il 93 e tutto quello che c'è stato successivamente. È per questo che ovviamente a noi la nostra passione per il calcio ci porta, è chiaro che si può guardare da altre angolazioni, si può guardare dalle angolazioni dell'arte, per esempio la rivoluzione egiziana, però anche questo aspetto è per noi quello della condizione femminile, che probabilmente è il più importante in assoluto, e infatti dal nostro punto di vista sarebbe molto interessante, per approfondire questo ragionamento che ci interesserebbe approfondire, e sarebbe proprio quello di capire meglio quali dinamiche si stanno generando tra queste soggettività, che sono fortemente contraddittorie ma anche molto secolari e quindi sfuggono ad una serie di imposizioni culturali che ci sono in questi paesi. Cioè, voglio dire che comunque l'identità ultra, che è un'identità molto recente, perché gli ultras in Egitto esistono dal 2006-2007, quindi stiamo parlando di pochissimi anni, e quindi anche i loro processi di organizzazione sono molto recenti, e ovviamente sono moldati sulla falsariga dei gruppi europei. Dal mio punto di vista sarebbe molto interessante indagare in un prossimo periodo l'identità ultra, per quanto contraddittoria, sfrangiata e difficile da incasellare politicamente, è comunque un'identità secolare, che non quindi che sfugge a determinati vincoli di ordine culturale e religioso in quel paese, e quei vincoli di tipo culturale e religioso in quel paese sono fortissimi. Per cui come questa identità, che comunque è secolarizzata, si confronta con
con quella femminile, che è una soggettività fortissima in questo momento, soprattutto dentro gli eventi della rivoluzione, e sicuramente avrà i suoi punti di contatto e avrà i suoi punti di crisi, perché è chiaro che un certo tipo di machismo endemico ai comportamenti delle tifoserie produrranno delle dimensioni contraddittorie dentro quelle dinamiche. E secondo me queste sono le lenti attraverso le quali guardi l'evoluzione di movimenti sociali e di processi sociali di grande portata, molto più che appunto attraverso analisi politologiche che lasciano davvero il tempo che trovano. Scusate se sono stato troppo lungo.